Ben ritrovati con la prima edizione di oggi della nostra rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, Trump ricoverato in ospedale, dicono affaticato ma di buon umore, lavorerà da lì. Per ora niente trasferimento di poteri a Pence. Poche ore dopo la notizia della positività al Covid e un mese esatto dalle elezioni presidenziali, il capo della Casa Bianca è stato trasferito all'ospedale dei presidenti, il Walter Reed Medical Center. Dallo staff si precisa che i sintomi sono leggeri. Melania ha tosse e mal di testa. Scongiurato per ora il rischio di un focolaio nell'amministrazione USA. Biden intanto interrompe gli spot contro il rivale. Ballottaggi 2020. 9 comuni capoluogo alle urne. A Matera il Movimento 5 Stelle spera nei voti del PD. Domenica 4 e lunedì 5 ottobre, seggi aperti in 67 città con più di 15.000 abitanti per il secondo turno delle comunali. Nuovi test per le prove di alleanza tra le due forze di governo, in Basilicata ma anche a Pomigliano d'Arco e Giugliano. Il PD punta a tenersi Reggio Calabria e Bolzano. Il centrodestra vuole tenersi Arezzo e Chieti ed è vicina a prendersi Lecco. Matteo Salvini il giorno della prima udienza a Catania. Perché il caso Gregoretti è diverso da quello della nave Diciotti e della Open Arms? Davanti al GUP del Tribunale Etneo comincia il procedimento per il leader della Lega accusato di sequestro di persona aggravato. È la prima vicenda relativa agli sbarchi di migranti che riguarda l'ex ministro dell'Interno ad arrivare all'udienza preliminare. Le altre sono quelle della nave Diciotti e della Open Arms. Nel primo caso il Senato ha respinto l'autorizzazione a procedere nel 2019, nel secondo potrebbe a breve un'altra richiesta di rinvio a giudizio dopo l'ok di Palazzo Madama nel luglio scorso. Mose, il giorno della verità. Tutti con il fiato sospeso a Venezia in attesa dell'alta marea. Sembra arrivato il momento in cui il sistema verrà utilizzato per la prima volta, non per un collaudo, ma per verificare se è in grado, come ci si aspetta da oltre 20 anni, di fermare la marea o perlomeno di attutirne gli effetti devastanti. Un anno fa il sistema di dighe mobili in corso di ultimazione non era ancora in grado di funzionare. Processo a Emilia 1992, ergastolo al boss Nicolino Grande Aracri, assolti gli altri 3 imputati. Per tutti il sostituto procuratore antimafia Beatrice Ronchi aveva chiesto la massima pena, ritenendoli responsabili delle morti di Nicola Vasapollo e Giuseppe Ruggiero, uccisi con pistole semiautomatiche e calibro 38. Le special nelle rispettive abitazioni alla periferia della città e nel comune di Brescello. Notizie da Napoli e dalla Campania. Cerimonie annullate le limitazioni ai cast, dice De Luca, ci ha ascoltati. Annullate le limitazioni imposte alle cerimonie, cioè il tetto massimo dei 20 partecipanti, che erano state imposte con l'ordinanza regionale numero 75. E il passo indietro fatto dal presidente della regione, Vincenzo De Luca, al termine di un incontro tenutosi ieri pomeriggio fra il governatore e ICAST, Confcommercio Campania, Confesercenti Campania, Federalberghi Campania e Federmed. Killer tedesco si nascondeva a Forcello. Nella tarda serata del 2 ottobre a Napoli, nel quartiere Forcello, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, unitamente ai funzionari della polizia tedesca di Karlsruhe, hanno localizzato e arrestato un 22enne di origine georgiana. Percepiva il reddito di cittadinanza e contrabbandava sigarette, è stato arrestato un 55enne. Comando provinciale della Guardia di Finanza ha tratto in arresto un contrabbandiere 55enne napoletano che trasportava 190 kg di sigarette con la propria auto. Lo stesso soggetto è risultato percettore del reddito di cittadinanza dal 2019. Bene cari amici, con questo è tutto, termina qui questa prima edizione di oggi della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.